Ciao ragazzi e ben rientrati dalle ferie. Quante volte è successo sia di leggere in rete, sia di sentire tramite amici, o quante volte è successo a me o ai miei colleghi di parlare con voi sentendo questa frase: le 2.7 sono delle macchine di merda. È successo tante volte e ci sono purtroppo ormai in giro troppe fobie a riguardo. Le 2.7, così come le 3.000, perché alla fine non cambia nulla, il concetto è sempre quello, non sono assolutamente macchine di merda, sono macchine che richiedono delle attenzioni minime a cui il proprietario dovrebbe prestare almeno un attimo di attenzione. Non sono vetture ideali per chi percorre tantissima città. Se abiti in centro a Milano e vai da Corso Buenos Aires a Piazza Firenze tutte le mattine, di certo non è la macchina per te. Ci sono due piccole cose a cui dobbiamo prestare attenzione per evitare questa famosa rottura motore, che spesso e volentieri, quasi al 90% dei casi, le viene a livello di albero motore. Prima cosa da valutare è come e quando effettuo il service della mia vettura. Con queste vetture, rispettando gli intervalli di manutenzione stabiliti da casa madre, ci si va a fare male. Parliamoci seriamente: 20.000 km con un olio, queste vetture, nelle condizioni di utilizzo normali di un proprietario italiano, sono praticamente impensabili. Bisogna ridurre notevolmente l'intervallo di sostituzione di olio e filtro. Questa è la regola proprio basilare, la prima cosa a cui dobbiamo stare molto attenti. La seconda cosa: spesso e volentieri vengono molto sottovalutati i piccoli problemi relativi alle turbine. Purtroppo sono molti i casi in cui per il cedimento, lo scoppio di una turbina, il motore ha subito dei danni tali da prevederne la sostituzione completa. Altra cosa, come effettuiamo il service? Premettiamo che le 2.7 ormai sono vetture che le concessionarie le vedono pochissimo, per una questione forse anche di costi, per una questione di utilizzatori, per una questione di mille altri fattori. Il service di queste vetture non è così importante che venga effettuato in concessionaria o da un meccanico estremamente bravo. La cosa purtroppo fondamentale è utilizzare l'olio corretto e il livello soprattutto corretto. Non me ne vogliono i meccanici, spesso e volentieri portiamo la vettura dal nostro meccanico di fiducia, che magari è bravissimo, vede che per questa vettura ci vuole un 5W30, senza preoccuparsi troppo della specifica esatta, che a volte lascia il tempo che trova, ma su questo motore è veramente una cosa essenziale. Ha il suo bel tanicone da 25-50 litri, ti pompa dentro il suo olio 5W30 nuovo, hai fatto il cambio d'olio. Su questi motori, ragazzi, non va bene. Purtroppo non me ne vogliono i meccanici, non va bene. Dovete utilizzare veramente l'olio specifico per questo tipo di motori. L'olio specifico per questo motore viene prodotto sia da Castrol che da Shell. Ultimamente sto utilizzando anche in azienda e anche sulle mie macchine, tipo questa che è una 2.7, Shell Helix Ultra Professional AFL 5W30, un olio che costa tra l'altro poco, va da Dio, o il classico Castrol Jaguar Land Rover Edge Professional 5W30, proprio con la specifica Jaguar Land Rover, è proprio, c'è anche il logo sulla scatola. Questi sono i 5W30 che dovete utilizzare per questo tipo di vettura. L'intervallo di cambio olio, sostituzione dell'olio motore,
abbiamo visto ormai negli ultimi 5-6 anni, sia io che i miei colleghi, che a causa del DPF, purtroppo c'è poco da fare, del filtro antiparticolato, questo olio motore subisce delle fortissime contaminazioni di gasolio. Il 90% dei cedimenti strutturali di questo motore avviene proprio per questo motivo, per delle forti contaminazioni di gasolio nell'olio che ne deteriorano la qualità molto precocemente e in modo anche decisamente grave, tali da provocare dei danni al motore. E altra cosa da non sottovalutare è che durante questi cicli interrotti di rigenerazione dei filtri antiparticolato, soprattutto nei percorsi urbani, ci sono tante persone che dicono: la mia macchina non consuma una virgola di olio, non consuma un millesimo d'olio. Questa cosa non è propriamente vera. Il discorso, proprio quello che vi stavo dicendo anche prima del livello dell'olio, il livello corretto dell'olio motore quando viene fatto il cambio olio non deve essere mai al massimo su queste vetture. Tendenzialmente sul 90% delle vetture, quando si va a fare un tagliando, il livello dell'olio motore lo si mette praticamente a un pelino dal massimo, per essere sicuri, perché quasi tutte le vetture, diciamo un buon 80-90%, se non il 100, vabbè, voglio stare ottimista, un pelino di olio lo mangiano, ed è anche una cosa, se non è un litro ogni 500-1000 km, è una cosa assolutamente normale di cui non ci dobbiamo preoccupare particolarmente. Il problema è che su queste vetture in particolare il livello dell'olio spesso, invece di scendere, sale. E non è un miracolo dell'onnipotente che avete la vettura che moltiplica l'olio motore. Purtroppo tutto quello che vediamo salire a livello di livello sono contaminazioni di gasolio bruciato. Questo avviene quando, in un ciclo di rigenerazione del filtro antiparticolato che non viene completato, il rail va in pressione, brucia tantissimo gasolio. Se in quel momento noi andiamo a spegnere la macchina, tutto questo gasolio bruciato in sospensione, che abbiamo nella parte alta del motore, spegnendo la macchina, cola in coppa olio. Purtroppo è così. Come possiamo però evitare questa cosa? Il livello dell'olio motore, permettendo di avere l'olio corretto per questo motore, non me ne vogliono i meccanici, ma davvero qui la cosa essenziale è avere l'olio corretto. Non va bene un qualsiasi 5W30, mi spiace, e non caricarlo decisamente al massimo, ma andare sulla metà, tra il minimo e il massimo. Potremmo, se la vettura, sapessimo che come grande utilizzo, come utilizzo principale, venisse utilizzata principalmente in percorsi brevi, urbani, code, è ovvio, tutti stiamo in coda in Italia, adesso lasciamo perdere qua in Slovacchia, che in questa zona qua praticamente non c'è nulla e di code se ne fanno poche, però in Italia dove vai vai, sei in coda. Di conseguenza prendiamo l'olio motore corretto, facciamo il livello tra minimo e massimo, possiamo stare anche un pelino sotto la metà, senza problemi. E una volta alla settimana, l'unica attenzione che devono avere i proprietari di 2.7 è verificare il livello dell'olio. Se il livello dell'olio scende, non dobbiamo molto preoccuparci, al massimo ne aggiungiamo un pochino. Se il livello dell'olio sale, siamo in presenza di una forte contaminazione da gasolio. Di conseguenza, quell'olio dobbiamo sostituirlo velocemente, il più velocemente possibile. Si è visto negli ultimi 5-6 anni che per essere sicuri ed evitare il 90% delle rotture, siamo intorno a questa percentuale a livello di statistica, l'intervallo di sostituzione olio e filtro è di 8.000 km, fermo restando un utilizzo medio della vettura. È ovvio che se dovesse essere una vettura che
al 99% fa solo autostrada e va, questo problema potrebbe anche non ripresentarsi, potrebbe anche non averlo. Non è un caso che se andiamo a vedere su Autoscout, le 2.7 con motore rotto sono vetture con pochi chilometri. Troviamo in vendita degli esemplari con 460.000 km perfetti, che vanno ancora da Dio con motore originale, e troviamo degli esemplari che magari ne hanno 90.000 con manutenzione fatta e che hanno avuto cedimento motore, a volte anche 2 volte, a volte anche 3 volte. Non mi stupisce la cosa, ne ho sentite diverse di queste cose. Di conseguenza, andiamo a vedere in modo pratico cosa dobbiamo fare. Eccoci qui, ragazzi. Questo è il nostro 2.7. L'unica cosa che dobbiamo fare una volta alla settimana, avendo l'aiuto della bellissima Astina, che anche sulle 3000, quelle, le versioni 3000 con l'Astina hanno lo stesso identico sistema, e dobbiamo andare a prevenire questo fenomeno della contaminazione da gasolio. Possiamo prevenirlo anche sulle 3000 allo stesso modo. Allora, quando noi andiamo a fare il cambio olio, mi raccomando, mai al massimo, stiamo bassi. Nel momento in cui vediamo che il nostro olio rimane dov'è, qui alla metà, noi siamo a posto. Nel momento in cui scende, possiamo fare un rabbocco, ma mai superando la metà. Nel momento in cui vediamo che il nostro olio però sale, il fatto che salga ovviamente è solo relativo al fatto, che siamo in presenza di una contaminazione da gasolio bruciato. Di conseguenza, questo olio, una volta che sale, è da sostituire. Questo è il primo controllo che dobbiamo fare. Stare attenti al livello. Possiamo fare una volta alla settimana. Ci vogliono quanto? 30 secondi? Stop. Andiamo a verificare, lo verifico anche a questa in questo momento, perché ecco, qui siamo già altini, vedete? Questo è un olio che ha fatto, vediamo se riusciamo a metterlo a fuoco. Vedi? Siamo altini, siamo al massimo. Questo è un olio che ha fatto 7.900 km. È un olio che domani verrà sostituito. Altro tipo di controllo che dovete fare è questo. Adesso vi metterete a ridere perché è una cosa abbastanza ridicola. Anche a me, la prima volta che me l'hanno detto, mi sono messo praticamente a ridere. Abbiamo visto che in tanti casi i motori rotti che ci arrivavano in azienda puzzavano tantissimo di gasolio. Di conseguenza, facendo così e andando proprio a annusare letteralmente, si sentiva una puzza di gasolio terrificante. Questo ancora no. Di conseguenza, due controlli che dovete fare: livello, odore. Finita la festa. Ed è tutto qui. Livello, odore. Quando farlo? Una volta alla settimana. È sufficiente solo una volta alla settimana verificare questa cosa. Mi raccomando, l'olio corretto, mettetevi d'accordo con chi vi fa il lavoro e non fatevi mettere l'olio normale. 5U30 normale su questa macchina vi fa disastri. Il livello è ovvio, ragazzi, dovete andare dal meccanico a dirgli come fare il suo lavoro. Magari manderà a quel paese. Pazienza, trova un altro meccanico piuttosto che sia disposto ad ascoltarti e a dirti: guarda, mi devi mettere l'olio corretto, 5U30 specifica per questa vettura. Lo possono trovare sia sul configuratore Castrol che sul configuratore Shell mettendo i dati della macchina. Non ci vuole una scienza. A livello, non me lo mettere pieno, me lo metti a metà. Non è una richiesta da. C'è sicuramente qualche meccanico che conosce queste vetture e che conosce il tipo di problema che hanno queste vetture, che guardando questo video potrebbe dire: sì, è vero.
ci saranno altri meccanici che mi daranno del visionario e del pirla. Resta il fatto che la situazione è questa e chiunque vi dica altre cose mente. Purtroppo la realtà dei fatti è questa. Di conseguenza, ragazzi, il problema è proprio quello. Salendo l'olio, oltre il massimo, ti va a fare pressione, ti spacca il basamento, ti spacca il basamento, ti spacca l'albero motore. Poi c'è sempre il fattore, quello che io amo definire fattore S, fattore sfiga. Sono motori, si possono rompere, ma purtroppo questa è la realtà. Il 90%, se non il 99% dei problemi di questi motori, che li hanno resi così famosi per essere così inaffidabili, quando purtroppo questi motori inaffidabili, se non ci fosse quel DPF maledetto, non lo sarebbero, non sono motori da buttare, non sono macchine di merda come ho sentito e come mi avete detto tante volte. Bisogna avere quanto? 30 secondi alla settimana? 35, dai, per fare questo tipo di controlli. Quanto costa? Zero. Ok, mettete in considerazione il cambio olio e filtro, che non è una spesa da diventare matti, perché se costa 150-200 euro esagerando, lo fai ogni 8.000 km. Se fai tanta autostrada, fallo a 10.000, ma non lo fare a 20.000, perché sennò dopo le spese diventano alte, perché ci lasci il motore, ce lo lasci il motore, non te la voglio gufare, ma ce lo lasci. Di conseguenza, ragazzi, 2.7 macchina di merda? Non lo so, io ne continuo a comprare. Che il 2.7 sia un motore di merda non è propriamente vero. È un motore che può darvi tante soddisfazioni, con delle prestazioni ottime, con dei consumi davvero bassi per la sua categoria. Ricordatevi la distribuzione la prima volta ogni 160.000 km e le successive ogni 120. Prestate questa piccola attenzione, che sia una Jaguar o una Land Rover non fa nessuna differenza, il motore è quello, e godetevela. Sono piccole attenzioni che vi terranno lontano dai guai. Di conseguenza, se ci credete, prendetemi in parola. Ciao.